100 anni e sentirli tutti, nel senso che in un secolo di attività è quasi impossibile fare la conta dei ragazzi e delle ragazze, degli adulti, delle attività in sede o in mezzo alla natura, delle occasioni di servizio al territorio che il gruppo Scout, che a Palermo porta il numero 1, ha vissuto. Il Palermo Primo è uno dei gruppi Scout più antichi d'Italia. Nel 1916, anno di nascita dello scoutismo cattolico nel nostro paese, contemporaneamente al primo nucleo, quello genovese, in diverse parti d'Italia aprirono numerosi riparti, a Palermo ad esempio, ma anche a Cefalù. Da allora il Palermo 1 ha accolto migliaia di ragazzi, molti si sono qualificati per restare all'interno del gruppo come educatore, molti hanno lasciato un'impronta indelebile su intere generazioni, come il compianto Francesco Paolo Piazza, scomparso nel 1988, anima di questo gruppo scout dello scoutismo siciliano. L'associazione cattolica ASCI nel 1974 ha dato vita alla GESCI, fondendosi con l'associazione femminile AGI. Oggi accoglie 180.000 giovani ed è una delle realtà educative più originali del nostro paese, con una forte identità. E a Bocca di Falco questi sono giorni di festa, come quella vissuta lo scorso fine settimana nella sede del gruppo. I ragazzi di oggi, i capi scout di oggi, hanno accolto genitori, scout che in questi anni sono diventati adulti, padri e madri, hanno accolto il quartiere, hanno festeggiato la realtà di un gruppo che testimonia cosa voglia dire essere scout e impegnarsi nella vita di ogni giorno per servire con competenza, passione e disponibilità. In fondo è questa la ricetta per vivere bene 100 anni e anche di più. Come sei stata accolta da questo gruppo? Cosa ti piace di questo gruppo? Mi piace che gioco con tutti i miei amici che mi sono trovata qua e mi piace Scout perché è bello.